Terza corsa dall'Arcoveggio, sono tutte femmine di 3 anni. 10 al via, 1 Energy Cup, 2 Erbaluce, sì, 3 Ehlers Hope, 4 Esedra Cab, 5 Evola, sì, 6 Evalyn di Poggio, seconda linea, 7 Ellie delle Naldine, 8 Eleanor DJ Lux, 9 Elfa Rec, 10 Easter Cav. I favori per Evalyn di Poggio, Evalyn di Poggio numero 6, Antonio Di Nardo. Sotto la pari la quota, vediamo la partenza con tentativo di Esedra Cab di assumere il comando, si oppone Ehlers Hope sulla curva. Numero 5, et voilà, sì, Squalifica squalificato. intanto per Evola sì, mentre rientra bene Numero 1, Ehlers Energy Cup, Hope squalificato. e conduce nei confronti di Esedra Cab. Ha sbagliato anche Energy Cup. Vediamo intanto nelle posizioni di metà gruppo, risalire Eleanor DJ Lux dopo una partenza così così, ora però è in coda al quintetto di testa la debuttante di Alessandro Cocciadoro. Intanto i primi 600 in 46 e mezzo per Ehlers Hope che conduce, seconda posizione per Esedra Cab, poi Evalyn di Poggio che precede Erbaluce, sì, quindi Eleanor DJ Lux che sposta all'esterno dopo 800 metri, ma viene prontamente anticipata da Evalyn di Poggio. Più indietro c'è Elfa Rec. Intanto siamo a metà della penultima piegata con Ehlers Hope che continua a guidare su Esedra Cab all'esterno, avanza gradualmente. Eleanor DJ Lux che ha sempre è sempre in schiena a Evalyn di Poggio che tenta ora di andare a premere su Ehlers Hope. Quando siamo a 400 scarsi dal palo c'è il tentativo in terza ruota anche di Elfa Rec. Viene via cattiva Elfa Rec in terza corsia. Intanto Ehlers Hope attaccato e sopravanzato da Evalyn di Poggio. Sbaglia però Elfa Rec che veniva a centropista forte, è Numero passato in 9, vantaggio Evalyn di Elfarek, Poggio. squalificato. Evalyn di Poggio nel finale si distacca con facilità per dominare letteralmente la lotta per il secondo posto. Vede emergere sul palo il numero 2 Erbaluce, sì, che precede ancora Ehlers Hope, che a sua volta si oppone a Eleanor DJ Lux. Bel primo piano dunque per Evalyn di Poggio, netta favorita, guidata da Antonio Di Nardo che raddoppia così immediatamente la vittoria ottenuta con Dubai Jet, ora con Evalyn di Poggio per conto di Afrim Shmidra e del signor Francesco Rinaldi. Corre gli ultimi 800 metri, passa sulla curva conclusiva per staccarsi in arrivo e vincere nettamente questa terza corsa dal podromo Arcoveggio. Andiamo a rivedere le fasi finali con il bel primo piano di Evalyn di Poggio, mentre per il secondo Erbaluce sì, ha ragione di Ehlers Hope.